Aiuto, ho sbagliato. Ecco. Per un attimo c'ero solo io, vediamo un attimo il micro. E Buonasera, buonasera. buonasera. Ok, il microfono funziona. Allora, buonasera a tutti, bentornati a Politicamente Corretto, il format della strana coppia. Zio Cangius e Manuel Raven. O per gli amici. Esatto. Per gli amici, non lo so se c'è amici, solo Raven. Però scusa, non abbiamo ancora definito chi dei due è Walt Matthau e chi è Jack Lemmon. Eh? Dipende dalle serate. Giusto. Ottima risposta. Dipende dalle serate. Noi siamo una strana coppia fluida, ma concettualmente. Quindi. No, quando dico queste cose, per fortuna Andrea ancora non è arrivato, se no altrimenti già era. Subito, subito, sarebbe partito a cannone, subito. Esattamente. Allora, noi in questo format, settimana dopo settimana, parliamo di cose, di argomenti legati al cinema e al mondo del cinema e delle serie, che fanno discutere, che possono essere sia in positivo che in negativo. Cercheremo sempre di essere onesti, quindi sia a favore che contro saremo sempre, diciamo, se, non partiremo mai per partito preso, però ognuno di noi ha la propria opinione sulla cosa, quindi cercheremo sempre di discuterne in maniera, diciamo, con la mente aperta. Sì. L'argomento di questa settimana è l'intelligenza artificiale, la famosa AI, che tanto cara è a molti autori della fantascienza, su cui ci hanno cercato sempre di mettere in guardia, da Skynet a Matrix. Matrix, cioè, che poi, Asimov. anche se. Però, diciamo, anche se in Matrix, fondamentalmente, io non so se tu li hai visti, in Animatrix, Sì, l'ho visti, l'ho visti. in Animatrix, nel corto, la seconda, il secondo Rinascimento, in cui racconta quando racconta un po' come si è arrivata a quel punto. Perché è stato oscurato il cielo, come mai le macchine hanno Sì, vabbè, de... tutto il discorso comunque legato proprio alla guerra tra macchine e umani. Fondamentalmente, diciamo, il ruolo delle macchine è stato un po' più reazionario, non tanto non sono stati loro effettivamente a creare il casino, perché Beh, fondamentalmente il danno più grande che intercorre in quella guerra è fatto appunto dall'uomo quando oscura il cielo, comunque, cercando di tappare comunque la fonte, diciamo, di sostentamento delle macchine che poi passano comunque alla bioelettricità, se vogliamo, convertendo appunto gli esseri umani in batterie. esattamente, perché loro praticamente, gli umani avevano lì, avevano bandito le macchine da tutti i loro paesi, e loro avevano creato una loro nazione che nel breve tempo era diventata una potenza economica. Perché il problema è sempre quello: non è una potenza militare, è una potenza economica. E questo faceva rodere il sedere. Buonasera, pupa. Buonasera. Ciao Buba. Ciao, Iaia. E era diventata una potenza economica, e al resto del mondo dava fastidio. E quindi hanno iniziato a creare questa guerra per riprendersi tutte le loro tecnologie e poterle utilizzare. E da lì piano piano
C'è stata l'escalation che ha portato all'oscuramento del sole e alla fine sono stati artefici della loro disfatta. Disfatta. Ma diciamo è quasi sempre così, come anche Skynet. Skynet comunque è un errore sempre umano. Anche uno. Beh, cioè, comunque parte sempre, cioè, comunque, se vogliamo, si arriva proprio ad una definizione quasi. Poi tu che hai fatto teologia, comunque lo potresti tranquillamente sapere, alla fine è sempre l'errore di chi crea comunque, di creare qualcosa comunque che inevitabilmente ti si rivolta contro, è qualcosa che è cara alla letteratura, non solo a livello, diciamo, religioso, ma anche con Frankenstein comunque abbiamo sempre visto, è sempre il bisogno dell'uomo di creare qualcosa, ma anche la stupidità del creatore di non valutare bene come reagisce su detta creazione. Esatto, diciamo che c'è questa contrapposizione tra intelligenza artificiale e deficienza reale. Bellissima, questa hai detto una cosa stupenda. Perché fondamentalmente perché è il problema di ogni cosa, perché comunque quando Nobel inventò la dinamite, lo fece per un motivo. Non sapeva poi cosa avrebbe portato quell'invenzione, come si sarebbe evoluta, perché aveva sottovalutato le persone. Buonasera, Ricky Prince, che è dal cielo alla luna. Ormai c'è un post-it qui. Se vedi uno che si chiama Con tutte le persone che so, ecco, scrivo super. Ti hai preso? Sì, no, è Cangio che c'ha i foglietti, capito? Un po' come a scuola, bara Cangio. esatto. Tipo, io c'ho un altro post-it qui. Quello a fianco a te in live è Manuel. Cioè. Ah, perfetto, ok. Mi ha ricordato quello che faceva Homer con Carl e Lenny. Esatto. E quindi, insomma, diciamo, l'intelligenza artificiale storicamente nella letteratura, nella cinematografia, così, è, diciamo, sempre stata rappresentata in maniera iconografica, in maniera negativa, pericolosa, come se fondamentalmente fosse sempre destinata a rivoltarsi contro, ma no, come se sapessero già che prima o poi il creatore sarebbe diventato il nemico. Ma Perché fondamentalmente. cioè, purtroppo comunque cioè, allora non so se purtroppo o per fortuna comunque cioè, c'è sempre stato questo problema cioè, è uscito anche da poco Oppenheimer cioè, è la differenza che sta tra radioterapia e bomba atomica cioè, c'è sempre un'etica dietro all'utilizzo che se ne fa di quello strumento però con l'IA è qualcosa di molto più delicato perché non stiamo parlando di un semplice strumento ma di un'intelligenza proprio pensante la cui problematica più grande che si evidenzia, che preoccupa la maggior parte degli ingegneri, non sta tanto nella facoltà di poter apprendere nuovi dati sulla base di quello che un eventuale, diciamo, un programmatore o chiunque gli inserisce dentro, ma sta sulla base di poter comunicare con estrema rapidità le informazioni immagazzinate ad altrettante IA. Cioè, immagina Gangio se tu sei in una stanza con 10 persone, nel momento esatto in cui tu impari, ad esempio, come fare una cosa terribile, come costruire una bomba, automaticamente tutte e 10 le persone con te imparano la stessa identica cosa nello stesso modo con cui l'hai imparata tu. Quindi è questo quello che preoccupa comunque, No, al di perché là di questo. molti, io leggevo, no, che molti siti di informazione stanno bloccando l'accesso ai
ai siti tipo ChatGPT o Bard Sì, l'ho di Google, sentito anch'io. perché fondamentalmente l'intelligenza, e lì secondo me è l'inghippo, che alcune intelligenze artificiali imparano non dall'esperienza come facciamo noi, ma da quello che noi comunichiamo, cioè quello che noi mettiamo su internet, che è una cozzaglia di pseudo-informazioni, perché per ogni informazione reale ce ne sono 10 contraddittorie, 100.000 false. fake news, e quindi impara da tutto quello che trova. E quindi come fa a evolvere da qualcosa che in realtà è una devoluzione del pensiero umano, che è internet? Perché allora su quella base comunque c'è, non è una devoluzione del pensiero, ma è una evoluzione dell'informazione comunque, perché per quanto sia fallace, comunque è sempre qualcosa che rimane in memoria, e ciò ne deriva comunque anche la preoccupazione che si può legittimamente avere nei confronti di queste IA sulla possibilità di poter generare vere e proprie fake news, però con una cura che non potrebbe fare di certo il mio zio de provincia, Gioacchino Manetta, che legge su internet che i cellulari fanno venire il tumore al cervello dopo 30 telefonate, e quindi lo scrive subito su Facebook. Cioè, lì sarebbe una cosa ancora più pericolosa. Allora, passiamo un attimo a quello che è una domanda. Mo abbiamo fatto un attimo un preambolo, diciamo, partendo da quello che è nell'immaginario quello che è l'intelligenza artificiale. Adesso pensiamo un attimo a quello che realmente è diciamo, il fulcro. Noi qui parliamo di cinema e di serie TV, come l'intelligenza artificiale sia entrato in questo mondo. Prima cosa, domanda secca. Sei pro o contro l'utilizzo? Allora, dipende, cioè, se tu mi chiedi l'utilizzo dell'IA all'interno di diciamo, un'espressione creativa, come potrebbe essere quella del cinema o di qualsiasi altra cosa, sono contro, assolutamente. Se la inserisci invece dell'utilizzo di IA con altre finalità, come ad esempio, non lo so, la possibilità di poter incamerare determinati terabyte di informazioni e poterne avere accesso in una frazione di secondo, potrei essere pro, perché immagina se noi mettessimo, diciamo, di schedario su una IA programmata, diciamo, per scremare, tra virgolette, tra 4.800 possibili diagnosi di patologie umane, a seconda di quei parametri, si potrebbe andare a semplificare il lavoro dei medici, ma non a sostituirlo. Quindi è un po' complicato Vabbè, il allora discorso, pro o contro. lì già siamo, diciamo, ok. Allora, l'applicazione dell'IA, diciamo, in altri settori, secondo me, è utile. Anche, secondo me, anche nell'edilizia, potrebbe essere utile per la salvaguardia dei lavoratori, diciamo, degli operai. Quello sì. Però in un contesto diciamo artistico come quello del cinema, tu dici In quel contesto sono contro. Certo. sia dal punto di vista in ogni aspetto, perché comunque abbiamo visto ultimamente anche tramite gli scioperi le cose se ne è parlato tanto, Sì, e che anche sì, mo c'è stato,
un caso eclatante, che proprio durante, poco dopo che è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori, quando ancora doveva iniziare quello degli attori, i titoli di testa di Secret Invasion, la serie Marvel, fu realizzata con l'aiuto della... Però hanno precisato che non è stato creato esclusivamente, praticamente i curatori dei titoli di testa si sono fatti aiutare da quella tecnologia, però diciamo come strumento creativo e non come elemento creativo in toto. È un po', diciamo, abbastanza artificioso come pensiero, nel senso. Non dire che è un cazzo di palo lì dietro, cercate di svincolarsi da un dilemma del genere. Allora, Cioè, automaticamente, aspetta, scusa, no, non si può. il messaggio di Sì. Ricky Prince. Comunque, se con IA si intende semplicemente come software che automatizza lo svolgimento di un lavoro specifico, in realtà è già molto usata, anche in tempi non sospetti come... Sì, allora, quello ok, tipo non so, le battaglie campali di Lord of the Ring, dove ci sono tutti i personaggi che si devono muovere, tu lasci all'IA che abbiano dei movimenti, diciamo, coerenti e non che devi andare lì a programmare personaggio per personaggio, diciamo, Personaggio. lasci che l'IA. Quello sì, anche quello è un utilizzo, Sì, è un utilizzo, però diciamo, vero? ultimamente l'IA sta iniziando ad avere, diciamo, molte più utilizzi anche in altri aspetti, non solo per quanto riguarda la computer grafica, per creare delle scene più dinamiche senza dover per forza perderci tempo soggetto per soggetto, ma anche per quanto riguarda cose più artistiche, cioè Sì, nel ma comunque se insomma si fa riferimento comunque a quello che utilizza comunque l'industria videoludica, cioè con i motori di gioco fondamentalmente lì, comunque si parla di IA, ma un'intelligenza artificiale che ha comunque dei limiti, cioè è comunque limitato, perché comunque la scrittura del programma prevede un determinato tipo di azioni, quando si dà comunque che per quanto possano essere molteplici, comunque sono tutte riconducibili ad un codice di gioco che decide il programmatore alla base. Cioè qua si parla di veri e propri mestieri, come potrebbero essere ad esempio dello sceneggiatore o... Tipo adesso è arrivato un commento creato con Sì. intelligenza artificiale. Connorello ha scritto: Reggaeton, involtini primavera e noodles di pollo, grazie. Credo che sia un messaggio creato con l'intelligenza artificiale, perché... Allora, Buonasera, carissimo. mi va bene tutto tranne il reggaeton. Mi va bene tutto tranne il reggaeton, Connor. No, dicevo comunque, cioè, tu immagina quanto è pericolosa sta cosa, no? Insomma, ad esempio, cioè, tu prendi che sei, c'è cioè una categoria come quella degli sceneggiatori, fanno bene ad aver paura di questa cosa, perché se un'IA può sostituire la scrittura di una serie TV, di un film comunque, la finisci gambe all'aria, perché quello che un uomo fa in, che ne so, un mese di tempo, l'IA te lo fa con una giornata. Te lo fa così. E pensa anche semplicemente ad un lavoro che è tanto apprezzato qua in Italia come quello del doppiatore. Cioè, l'IA ti campiona anche una voce tranquillamente. Ok, non te la rifà perfetta, però su internet si sono diffuse già canzoni cantate da cantanti morti. Cioè, Allora, c'è stato questa cosa fa paura. Stephen Fry, che è un presentatore americano, inglese, che è anche attore,
fatto, per farti capire che è quello che fa c'è cioè il programma comico in V per Vendetta e che fa Ah, ho capito di chi il si sì. capo, il capovillaggio in Ah, sì, l'ho lago, sentita lago, lago. questa cosa. Praticamente hanno usato la sua voce, hanno campionato la sua voce per fare un documentario. In un documentario. E lui praticamente non l'ha mai doppiato e automaticamente non è stata chiesta l'autorizzazione. Ora, questo uso qui è, diciamo, perché da una parte c'è una questione economica, nel senso, come hai detto tu, la sceneggiatura, fare le sceneggiature con l'intelligenza artificiale, ma noi, quella che utilizziamo noi è un'intelligenza artificiale molto limitata e che è molto difettata, però quelle che sono accessibili a certi livelli sono molto più professionali, hanno molte più diciamo, qualità e che permettono comunque di poter fare, non dico in toto la sceneggiatura, ma farne grandi porzioni che poi vanno solamente supervisionate, aggiustate. E tu fai praticamente Nel giro di un giorno, quello che magari 4-5 persone fanno in un mese e con il e tagli i costi di produzione in una maniera e non allucinante. devi, ma a parte i costi di produzione, ma non sei più costretto a pagare royalties, perché il problema principale dello sciopero degli sceneggiatori sono le royalties che sono dovute ai sceneggiatori, soprattutto perché i sceneggiatori non sanno quante visualizzazioni vengono fatte le serie scritte da loro, perché le piattaforme streaming non danno i dati precisi. Allora, visto che loro prendono in base alle visualizzazioni, e visto che non era stato regolamentato il sistema streaming, che quando hanno fatto lo sciopero, il contratto Netflix era ancora all'inizio e non c'aveva roba di sua proprietà, e loro hanno dovuto mettere cose in chiaro, e anche il fatto che c'era sta minaccia dei a voi non voi chiedete soldi, noi utilizziamo l'intelligenza artificiale e quindi bypassiamo questo sistema. In più adesso sta cosa qui si sta creando anche con gli attori, nel senso attori che non prima la tecnologia del deepfake era abbastanza fallace, adesso con l'intelligenza artificiale mettere le fattezze di una persona su un'altra è diventato molto più facile, e automaticamente è diventato anche più facile utilizzare la voce dell'attore su un altro interprete. Quindi tu fondamentalmente dici: Mark Hamill non vuole fare più Luke Skywalker, non ti preoccupare, c'ho Perfetto, la tua foto, c'ho noi la tua facciamo. voce, lo metto sopra un'altra persona e via. E quindi Ecco, ma ciò si scivola anche diciamo, in un dilemma ancora più complesso, perché comunque noi lo sappiamo, entrambi siamo abbastanza critici nei confronti dell'effetto nostalgia. Metti caso che si arrivasse ad un punto per il quale tutto quello che c'è ora ha subito una tale svalutazione di idee e di fantasia che si vorrebbe rispolverare automaticamente ciò che viene dal passato e si porterebbe a impiegare attori morti? ma la questione è che, Tipo ad diciamo, esempio, io vorrei vedere, che ne so, vorrei vedere James Dean in un fantasy. ma il problema è, mo adesso, fondamentalmente, a parte che è già successo, perché in Rogue One utilizzarono Peter Cushing per riprendere le fattezze del comandante Tarkin,
Però lì ci fu un discorso, chiesero il permesso ai familiari e la voce fu di un altro attore, perché all'epoca comunque non c'era, non si riusciva comunque a campionare le voci come si fa adesso. Il problema è che dove finisce l'etica? Perché molti dicono, bisogna pensare, se una cosa è artistica allora va giustificata. Il problema è che... buonasera John. Ti è arrivato John. Ciao John. Arrivo John e ci manda un po' di Groot, così. Perché praticamente se tu inizi ad acconsentire per un film, mo, metti caso, mo abbiamo fatto, mo c'è il fatto che c'è la moda di ringiovanire gli attori, Sì, quando fino a sì. 20 anni fa si pigliavano altri attori per interpretarsi da giovane. Che è essenzialmente una delle cose, e lo dico perché comunque perché siamo lì con l'uscita, che è una cosa che ha fatto anche Scorsese, che a me mi ha lasciato come uno stronzo, come si dice, cioè, No, ma ma... anziché prendere degli attori che ci somigliano, hai fatto quelle cose oscene, cioè è l'unico punto debole di The Irishman, quello per me. Ma tu pensa se all'epoca avremmo avuto già questa tecnologia, noi non avremmo mai avuto un Robert De Niro che interpreta Corleone nel Padrino parte seconda. Ma avremmo avuto un Marlon Brando photoshoppato Photoshoppato sopra, cioè sbiancato effettivamente. Che vabbè, cioè io sono perplesso nei confronti di questa, cioè Canjo, poi ovviamente comunque noi, cioè, noi ci limitiamo a quello che è un ragionamento fatto nei confini di ciò di cui parliamo noi, cioè cinema e serie TV, però qua si scivola anche in questioni anche molto più complesse, cioè ad esempio, no? Io non ho visto The Creator, non l'ho visto, però a grandi linee mi è stato detto di che cosa parla. Tu lo conosci il videogioco Cyberpunk? Sì. Te la faccio breve, cioè c'è il personaggio di Johnny Silverhand, di Keanu Reeves, che ha interpretato in quello che è uscito per PlayStation 4, Cyberpunk, come viene chiamato, perché era pieno di bug quel videogioco. Quel personaggio compare nel videogioco attraverso fondamentalmente un, ma non voglio fare spoiler, per chiunque non ha giocato Cyberpunk, non è una cosa in gioco avanzata, comunque si scopre già dall'inizio. Fondamentalmente c'è una compagnia che lancia questo progetto, assicura la tua morte, cioè viene digitalizzata la coscienza di una persona e viene inserita all'interno di determinate schede. Queste schede poi possono essere introdotte all'interno di un altro corpo comunque. Quindi, cioè, ti immagini se potesse accadere una cosa del genere? Cioè, tu immagina se qualcuno un giorno vuole ricreare la strana coppia Canjo e Manuel tra 70 anni, comunque riestrapola fondamentalmente tutte le informazioni che abbiamo fatto noi, che abbiamo messo in giro tramite Twitch, le mette su un engramma, pam, e ce l'ha. Potrebbe No, essere possibile. sì, allora, fondamentalmente se... Allora, io sono dell'idea che se uno dà il consenso, tipo se io sono consapevole e do il consenso per dopo la morte naturale, il mio corpo, dico guarda, voglio che la mia coscienza venga salvata e trasferita, un po' come succede anche in Human Droid. Ah, bellissimo, bellissimo, io Android. Cioè, il fatto di portare la propria coscienza in un'altra cosa, che poi succede anche in Avatar.
Sì, però lì è più una questione Sì, però vabbè, più metafisica, capito? C'è più però fondamentalmente il concetto è lo stesso, nel senso Sì, no, il concetto è quello, però io non è che parlo proprio di portare la coscienza umana, ma parlo proprio di copiare, tra sì. virgolette, tramite un'intelligenza artificiale, una copia della tua essenza, della tua coscienza, trasferirla su una pennetta. Però se tu sei io infatti allora se lo fanno a prescindere nel senso come prassi tipo ok noi facciamo una banca dati di tutte le coscienze del mondo quindi solo perché esisti automaticamente diventerai un volume in questa banca dati e un giorno noi le estrapoleremo L'abbiamo già per fatta comunque perché è internet, cioè esatto alla fine quello è. sì. Però un conto è. Però se io. Allora, se lo fanno così, allora io sono contrario. Cioè, nel senso, quella è la mia vita. Non voglio che diventi un qualcosa che fa parte, diciamo, di una banca dati. Cioè, un conto è. Fa parte essere registrato in un registro di dati con i tuoi dati anagrafici. Un conto è che l'essenza della tua vita, i tuoi ricordi e tutto quanto vengano utilizzati non più come esperienze, ma come semplice dato Hai visto statistico. Anon? Buonasera, vabbè, buonasera, È salve. arrivato. Una. Laura. Ciao, capitana. Oh, ma non c'è sta Andrea stasera? Ad esempio, nel corto Disney hanno usato un campionamento della voce di Robbie Williams per ridare la voce del genio. Ma con il Ecco, a me consenso. questa Ma cosa, con. se io Ma, co fossi ma con. impegno, se io fossi impare... No, dice. Ma con il consenso della famiglia. Ammetto che è stato un piccolo colpo al cuore risentire la voce del genio. Allora. Sì, io non l'avrei data, io non avrei dato il consenso. Finché chiedono e ricevono l'autorizzazione, per me, nonostante io non sono molto favorevole, è un conto, ci sta, io non ci faccio polemica, perché non mi riguarda a me perché non è un mio affetto. Un conto è che vedo e sento, io penso a gente, perché mo adesso noi vediamo solo le cose divertenti e intrattenenti, perché noi adesso vediamo gente che canta, però se incominciano a tirare fuori voci di personaggi, che ne so, volti di... Ti faccio un esempio, tanti hanno avuto da ridire nel rivedere le scene di Dahmer perché ha rievocato dei traumi. Figuriamoci se lo ricreano con la voce, perché ci sono i deficienti che credono che... Certo, c'è la possibilità di fare una cosa simile, ma come c'è stata la come c'è la possibilità per queste cose, c'è anche la possibilità di fare cose ancora più mostruose con l'IA, comunque, cioè, se Lo voi ci so, pensate. Mono... però capito, c'è gente che si sente autorizzata a fare la qualunque con qualsiasi personaggio che trova, perché casomai ha la sensibilità, l'empatia di un crotalo e non pensa che rievocare una voce, un personaggio possa far male a... I familiari o Tu a immagina. chi ha Esatto. subito un torto perché ci sono perché comunque noi non sappiamo esattamente queste persone nella loro intimità perché ci sono tante star che comunque hanno avuto problemi di violenze domestiche, hanno avuto problemi di anche di rapporti non proprio Abusi. esatto. Una persona che casomai dopo tanti anni casomai dice ok, questa persona ormai se n'è andata via, mi sono tolto sto peso. Poi incomincia a rivederla nei reel, nelle cose, a risentirla
e ti rievoca i traumi. E succede. Immagina, ma tu immagina anche semplicemente, magari io uscendo un attimo dalla possibilità più disastrosa che se ne potrebbe, cioè quella più negativa che se ne potrebbe fare. Immagina anche solo semplicemente il fatto che risentire la voce ricreata di una persona a cui tu vuoi bene potrebbe portare anche quelle persone comunque a cercare un abuso proprio, a fare un abuso di queste cose, perché l'essere umano nelle sue fragilità si attacca a qualsiasi cosa. Cioè, immaginate se una persona che ha subito un lutto importante in famiglia ha la possibilità di ricreare, anche solo di risentire la voce di quella persona tramite un'IA, secondo voi non ci si attacca a quella cosa? Non lo fa? Secondo me sì. Tranquillamente, per Allora, me non andrebbe assolutamente fatto, non andrebbero assolutamente nemmeno pensate cose simili per andare a spolverare persone che non ci stanno più. Cioè, per me questa è una cosa inconcepibile anche con il consenso no, e te lo dico da persona che ha subito lutti importanti nella vita, ma non vorrei mai risentire la voce di queste persone, perché potrebbe disintegrarmi la testa. Ricky Prince dice: sul chiedere il consenso alla famiglia comunque lo reputo troppo ambiguo. Banalmente, dopo 30 anni, se al nipote fotte un cazzo a vendere l'immagine a sinistra e a destra, finisce per creare un bel casino. Perciò Però forse bisognerebbe fare una roba simile al testamento biologico. E sono d'accordo, ed è il discorso che facevo io sul dare il consenso oppure no. Francesca dice: se risentirei la voce di mio nonno, che non c'è più, io mi sentirei molto male. Ma la stessa cosa che ritengo io, cioè è una cosa talmente tanto pericolosa comunque, perché è comunque un'illusione, cioè è talmente complicato da poter incasellare una cosa del genere, è talmente delicata e tu non lo sai effettivamente a che livello può toccare la psicologia una cosa del genere. Per me personalmente, anche solo il pensiero, anche solo che a questi, semplicemente per cavalcare l'effetto nostalgia, perché non hanno fatto una cosa, cioè io non voglio pensare male delle persone, ma dubito che hanno preso la voce del Robbie Williams semplicemente perché volevano fargli un omaggio. L'hanno fatto perché comunque pensano a questi, pensano comunque. Cioè, fa comunque scalpore. Immaginate un istante, effettivamente, cioè, ma che cavolo ti dice il cervello che fa una cosa del genere? No, per me no, è una cosa proprio che non vorrei mai venisse fatta, specie quando si entra anche in delle conoscenze che io non ho Ma direttamente, il problema è cioè, mi che, darebbe fastidio. perché comunque queste cose qua comunque creano dei precedenti, perché mo adesso dare il consenso per la voce per un personaggio, per fare una scena di 2 secondi, perché la scena del genio nel cortometraggio della Disney è veramente 2 secondi, perché esce e dice una parola, appunto, quella parola dice. E se tu crei quel precedente, automaticamente applicarlo in altre cose. Io mo faccio un esempio stupido. Muore Seth MacFarlane, che fa tutte le voci dei Griffin. Voci dei fine, sì. Continueranno a andare avanti con le puntate utilizzando la voce di McFarlane, perché la famiglia ha dato il consenso ed è inquietante pensare che tu stia ascoltando Inquietantissimo, cioè, io che. sarei molto più incline a fare una cosa come avrei fatto io dopo la scomparsa di Tonino Accolla. Cioè, io non avrei preso mai Massimo Lopez a fare la voce a Homer, mai, ma mai nella vita, perché non ci sta proprio per un cazzo, però.
su internet paradossalmente è pieno di, tra cui anche un doppiatore professionista molto bravo, Pagnotta comunque, che rifanno la voce di Homer. Se tu vuoi ottenere qualcosa del genere, c'è la possibilità di rifarlo e dai pure lavoro ad una persona, anziché mettete a giocare con qualcosa di estremamente pericoloso. Quindi, sotto questo punto di vista, io credo che, anche se magari non è giusto chiamare qualcuno a lavorare semplicemente perché sa imitare la voce di quello, però è eticamente superiore ad attaccarsi alla voce di un morto. Per me, No, ripeto, questa è una mia opinione. ma comunque, secondo me si arriverà a un punto in cui veramente bisognerà mettere nel testamento che si deve firmare, come si fa per la donazione degli organi, avere, Degli organi. dire dove. Quando morirò, non voglio che la mia immagine venga riprodotta e utilizzata, la mia voce non deve essere, perché si arriverà a un punto in cui Sì, certamente, ma ti fanno capiterai che sei morto e ti mettono nei video di compleanno per far vedere che ci stai pure tu. certo, ma guarda, io per documentarmi per questa serata, perché voi pensate, vado a piena sigaretta, dicevo, voi pensate che noi fanno le live così a pene di segugio, come direbbe il compianto Thomas Milian, quindi, però ci documentiamo e c'è un saggio scritto da Kurzweil che si chiama La singolarità è vicina. Stiamo parlando non mi ricordo se era comunque, però del capo ingegnere, mi sembra di Google, credo. Puoi controllare un momento, Kurzweil è scritto. Kurzweil con la K. Sì, Kurzweil, così come lo pronuncio. Kurzweil, Il capo ingegnere di Google dovrebbe essere. allora, Kurzweil, Raymond. Kurzweil. Inventore, un attimo che mi sei impallato, ok. Attualmente, allora, dal 2012 è impiegato da Google come direttore ingegnere. Esatto, questo ha scritto un libro che si chiama La singolarità è vicina. Lui ha fatto 170 previsioni, inerendosi anche all'avvento dell'IA. Volete sapere quante ne ha azzeccate? Quante? 129 su 170. Se leggete sto libro, vi viene una paura. Sto libro è un saggio. Vi viene una paura fottuta, fottuta, ve l'assicuro. Perché, a parte che comunque è molto complesso, comunque a livello, cioè molto complesso, no? Perché comunque è molto semplice nella scrittura, però ci sono dei concetti comunque che se non sei un informatico, comunque potresti non capire, tipo la possibilità in cui è possibile rimpicciolire un determinato transistor, cioè noi siamo vicini al limite massimo in cui è possibile rimpicciolire questi, cioè perché fondamentalmente la potenza di calcolo in un computer aumenta in base alla crescita, fondamentalmente alla crescita numerica di transistor all'interno di un circuito, visto che noi siamo vicini al limite fisico, per cui è possibile rimpicciolirlo. Sì, è gioco forza che si è arrivati comunque ad una condizione un po' più, come possiamo dire, informatica, comunque un po' più, cioè, un po' più automatizzata, e ti mette una paura fottuta se tu pensi che lui addirittura teorizza questo futuro in cui addirittura il pensiero umano sarà integrato, tra virgolette, all'interno di una rete universale comunque, perché
qualsiasi cosa sarà inerente a questa intelligenza artificiale, fondamentalmente, sarà comunque collegata al pensiero. Quindi immaginatevi per un istante automaticamente che anche non volendo la coscienza di una persona si è collegata a quello, se ha semplicemente, anche semplicemente fatto una ricerca su internet, ha mandato in rete una facoltà di una quantità di dati tale che quella persona può essere ricreata in uno spazio, tra virgolette, computerizzato uno a uno. Cioè, fa una paura del diavolo sta cosa, raga. No, ma tutto quello che orbita nel mondo dell'intelligenza artificiale è abbastanza inquietante. Ma è un po' perché comunque se andiamo a vedere, come abbiamo detto all'inizio, no? Abbiamo citato tutti i film, le cose, comunque partono tutte comunque da concetti veri, perché comunque è. Asimov lo diceva che la fantascienza non è nient'altro che scienza che non si è ancora avverata. Però volevo fare una domanda sia a te che alla chat. Visto che bene o male abbiamo manifestato tutti un po' quella che è le nostre paure, timori, il fatto che comunque è molto più facile utilizzarlo in maniera negativa, partendo proprio da quello che è l'utilizzo nel cinema, perché comunque dal cinema tu lo prendi e poi lo esporti quell'utilizzo anche nella vita reale. Da un punto di vista artistico, quindi non solamente come aiuto per fare gli effetti speciali, ma proprio a livello artistico, sia nella regia, nella fotografia, nella scrittura, L'ambientazione. nella recitazione, nel doppiaggio. Ha una valenza positiva, può avere una valenza positiva. Io ti dico come la penso. Perché se fosse solamente negativa, sarebbe da stoppare subito, da boicottare. Ma infatti, se tu vedi molti miliardari, molti comunque, tra cui Elon Musk, comunque hanno proprio stoppato, cioè hanno proprio fermato l'integrazione dell'IA, tant'è che non è ancora uscita l'IA di Google, ma proprio per il fatto che vogliono delle regolamentazioni più rigide per questa cosa. Cioè pretendono che ci sia una regolamentazione più rigida, ma io là purtroppo scivolo sempre in un paradosso distopico. Dico, cioè, come poi mette dei limiti? Comunque pure Asimov te l'ha spiegato che tu a un robot gli puoi mettere tutte le limitazioni che te pare, tanto prima o poi se gli gira il kicker a quello si ribella, comunque si è dotato di un'intelligenza autonoma. Cioè, mi Ma quindi. viene in mente addirittura Joe Dante con Small Soldiers, cioè, ha fatto un discorso simile, no? Ma quindi tu, diciamo, non ci vedi nessuna applicazione positiva, almeno da un punto di vista Ci vedo artistico. delle applicazioni positive, ma queste non devono andare a interferire col processo creativo, che è comunque qualcosa che è, secondo me, innato all'interno dell'uomo. Cioè, per me questa implementazione dell'IA non deve, non può andare a sostituire una maturazione, come si dice, diciamo, anche comunque un po' una sofferenza che sta dietro quel processo creativo che porta poi le persone a fa belle cose. Nel caso di altri, a fa merda, però comunque. Cioè, per me, No, ti ho detto, è nì per me la risposta. allora per quanto mi riguarda, vabbè, io resto sempre abbastanza, diciamo, sfavorevole, nel senso, per quanto riguarda l'IA,
nel cinema, almeno da un punto di vista artistico, nel senso, secondo me no, Esatto, cioè, stessa cosa che penso anch'io. perché fondamentalmente limita, oppure comunque non permette una totale espressione di quello che potrebbe essere il potenziale di un attore, di un Di un regista, regista, di... e via dicendo. E posso capire in alcuni frangenti, ne so, situazioni particolari. Io ti faccio un esempio: tiro in ballo un tuo caro film, Ok. tipo Il Corvo, per esempio. Allora. Ok. Ok, non avevamo ancora parlato del corpo stasera, giusto, giusto, mi sembra giusto. Tipo, che ne so, casomai ai te fosse successo oggi quello che è successo purtroppo a Brandon Lee, casomai con l'intelligenza artificiale avrebbero potuto aggiungere delle scene che casomai non hanno aggiunto perché purtroppo non c'era, oppure come è successo con Paul Walker che hanno dovuto mettere i fratelli che dovevano fare solamente il sorriso con la faccia che praticamente. Casomai, allora, sai, sono dei casi limite per delle situazioni così. Allora uno dice, sai, è successa una disgrazia, purtroppo, show must go on, anche se è un... Uno dice, è un, diciamo, è un modo di fare abbastanza cinico. Del mondo dello spettacolo, però uno dice: ok, è successo questa disgrazia, purtroppo il film si deve completare. E si fa. Allora uno, allora in, que Ok, allora in, però que in quel caso, in quel caso là sarebbe l'unica eccezione che farei, perché fondamentalmente io sono sempre stato dell'idea che la CGI già la CGI è normale. Secondo me è abusata. sì, vabbè. Allora, io sono dell'idea di fa perché a me alcune serie che casomai vengono un po' bistrattate, io le salto perché casomai applicano in maniera ibrida CGI e Effetto visivo. effetto pratico, trucchi prospettici. Mi piace invece di ricreare in toto i personaggi in CGI, ci fa un po' di trucco come hanno fatto anche in Stranger Things, L'hanno fatto pure in quella mediocrata di One Piece, hanno usato sia CGI che effetti visivi. esatto, che poi alla fine le parti peggiori erano quelle in CGI, perché Sì, ma le parti perché la CGI se non è fatta bene, cioè se tu non c'hai i miliardi ma per fare una CGI allora come il Cristo comanda, Eh? si vede che non è Allora, palpabile, che non è vera la cosa. diciamo che siamo anche noi che siamo diventati un po', diciamo, ci hanno abituati a volerci far vedere i film con i trucchi, con la CGI tendenzialmente realistica. Quindi quando vediamo delle cose un po' più raffazzonate, è un po' più dove si vede che è meno realistico, è più finto, storciamo il naso, mentre prima eravamo abituati a essere più indulgenti da questo punto di vista qua, cioè se vedevamo il pupazzone che era fondamentalmente Sì, però finto. questo è un discorso che per me lascia un po' il tempo che trova, perché cioè, pure la CGI è comunque finto, non c'è, è comunque finto, non c'è lì, però cioè, a me, ti faccio un esempio, la cosa dei Carpenter del 70 comunque, per me a livello di impatto visivo, gli fa un culo così a quello del 2011 che è fatto tutto al computer. Sì, ma perché? Perché comunque a me fanno. Ma infatti è la stessa cosa che sto dicendo io, nel senso che la CGI, col fatto che vogliono rendere tutto
più realistico, a differenza del passato, dove comunque anche la CGI, gli effetti speciali, i primi fatti in computer grafica all'epoca, comunque era fatto in maniera molto più, diciamo, Articolata. no, come ti posso dire, si vedeva che era, diciamo, finto, però eri talmente rapito dal film che non ci davi peso al fatto che tipo, che ne so, i mostri che si vedevano, i mostri che si vedevano in Jim Henson, tutti fatti Bellissimo. sovrapposti, che si muovevano con un frame rating diverso rispetto alle persone, cioè si vedeva che erano finti, però tu eri talmente preso dalla cosa che ti piaceva. Allora, Sì, ma lì si. invece, però adesso hai abituato talmente la gente a pretendere che una cosa deve essere fatta alla perfezione, che anche se è la cosa, mo io non voglio giustificare la bellezza, perché per esempio io ti dico una serie che è stata totalmente distrutta per la CGI, che è She-Hulk, Non l'ho vista. che molti l'hanno massacrato perché è bruttissimo, ma ti dico, se fosse stata una serie ai tempi di Xena, dove praticamente gli effetti erano quelle che erano, però era divertente, te lo vedevi perché in quel contesto, in quella cosa lì ci stava quel tipo di effetto. Invece adesso noi dobbiamo avere tutto quello, a noi siamo, è la sindrome di Game of Thrones, che deve essere tutto quanto di alto livello, sennò. Però pure lì, capito, a Game of Thrones parliamo dei budget milionari, Lo comunque, so, che è però anche il motivo per, Lo so, però cioè. è il modo in cui educhi lo spettatore, perché se tu pretendi. Sì, ma però sta cosa produce anche un problema alla base, perché prima magari i registi dovevano inventarsi dei modi, cioè c'erano comunque, cioè tu l'hai visto il primo Alien di Scott, spero di sì, Sì. cioè non so se ci ha fatto caso comunque che cioè, lo xenomorfo non è che si vede poi così tanto per tutto il film, comunque per quello che si vede viene comunque messo in penombra nell'oscurità, viene mascherato comunque, perché con l'abilità comunque si sopperiva comunque anche diciamo alla pochezza, passatemi il termine, del budget. Ma anche, cioè, anche quello xenomorfo lì, preso in relazione a tutti quelli che sono venuti dopo, specie a quelli di Alien Covenant, sembra molto più reale, molto più plausibile, perché è qualcosa di presente in scena comunque. Cioè, a me mi fa ridere immaginare magari le persone che devono rifiutare queste scene e devono scappare dal niente, o peggio, da uno vestito di verde dietro che si muove tutto di nuvolato. Cioè, a me un po' mi fa ridere questa cosa. Però, cioè, là il discorso che là si entra proprio nel gusto personale, cioè io personalmente preferisco sempre make-up, trucco prostetico, effetti visivi a CGI, che è ingombrante e se fatta male rompe proprio il cazzo. Però scusa, ti riporto un altro esempio, no? I mostri di Buffy della serie TV, cioè qualsiasi mostro che è fatto lì, cioè, per me uno qualsiasi di quei mostri tu lo puoi prendere tranquillamente e fa molta, molta più paura di uno qualsiasi dei demoni che sono comparsi in film tipo Constantine, cioè, per dirne una. Che poi non mi ricordo manco uno di demoni di Costantino, c'era solo uno. La scena quando lui va all'inferno, che ci stanno tutti quei cosi che gli corrono dietro, Ah, cioè così, vabbè, vabbè, però. i demoni soldato di Costantino, che hanno la testa tagliata, che sono tipo Cuphead.
Sì, che c'hanno, guarda, salire un bambino orrendo. Comunque, Però, cioè. vabbè, diciamo, ritornando un po' a quello che è l'argomento, diciamo, Sì, il principale. focus, siamo andati un po' fuori tema. Eh beh, sì, il bello è quello. La strana coppia è strana perché noi abbiamo l'argomento, ma ce ne sbattiamo. Quindi sappiatelo che l'argomento. Sbattiamo il cazzo. Ah, Ricky Fun Prince. fact, sto giocando a Cuphead nel mentre. Bravo, bravo. È un bel videogioco. E nel mentre tu giochi a Cuphead, noi facciamo la live. Esatto. Fun Però fact. l'importante è che stai qua e che ci dai visualizzazione. Esattamente. E allora, mo per esempio, no, per me il discorso dell'utilizzo creativo, cioè, mo per esempio, il problema principale adesso fondamentalmente era il focus degli sceneggiatori, che almeno per quanto riguarda gli sceneggiatori, secondo me, per alcune cose, tipo, ne so. Stai lì che stai scrivendo, vuoi creare un evento casuale, tu dici aspetti l'assegno per la presenza? Se mettiti in fila, qua Sì, Cangio deve ancora pagarmi a me, quindi figurati. senti, io sto cercando con i crackers, quindi potete capire qual è il budget della live. Perché praticamente io posso capire che lo puoi fare alcune cose, tipo, ne so, stai scrivendo, cioè la trama principale tutta la sei creata. Poi, ne so, tu dici, devo fare un evento casuale, creami un evento casuale. Allora, quello te lo fai e poi dopo te lo sviluppi tu. Casomai, se tu non ci vuoi pensare, io sto parlando in maniera, Però aspetta, io sto parlando in maniera proprio volendo esagerare. vabbè, ma una pigrizia totale, cioè, quella è proprio pigrizia. Allora, lo sai che c'è? Non è solo pigrizia, perché noi stiamo parlando comunque di un contesto in cui tu vedi molti prodotti hanno 4-5 sceneggiatori. E tu vedi che quando senti i film, le presentazioni del film, dallo sceneggiatore che ha fatto questo e quest'altro, e tu dici, praticamente sono questi qua, purtroppo, ed è un sistema bagato che è di Hollywood, quindi il problema, loro devono trovare una soluzione e Hollywood purtroppo se ne approfitta, perché loro per fare più soldi, visto che non prendono troppe royalty, e io mo non so esattamente qual è l'accordo, come sono cambiati, me lo devo andare a leggere, non ho mai avuto tempo per leggerlo. Loro praticamente devono fare 10-20 sceneggiature all'anno, se non di più. Poi stiamo parlando solamente senza calcolare che devono fare le sceneggiature delle singole puntate, quindi dialoghi, inquadrature, cose, via dicendo, perché comunque la sceneggiatura è bella bella complessa, non è solamente di No, è impegnativo scrivere nel modo della sceneggiatura. e quindi dovendo scrivere tante sceneggiature, allora automaticamente le parti, casomai, diciamo, meno importanti, casomai loro lo danno all'intelligenza artificiale. Guarda, io il dialogo l'ho fatto, la base della storia ce l'ho, mi manca sto coso, lo faccio la cosa, gli do una ricontrollata e lo. Perché poi dopo il fatto che loro sono sempre tante teste che poi devono. Infatti, perché molto spesso le serie, i film sembrano bipolari, nel senso che vedi film che Che cambiano. sono 3, 4, 5, 6 persone che scrivono la stessa storia praticamente. E Ma è una cosa che non. che lo scrivono separatamente,
Perché? Ma il problema è sempre il discorso, lì poi vabbè, entriamo in un altro contesto, perché lì è il fatto che devono fare sceneggiature come da catena di montaggio, ognuno fa un pezzo, poi li montano insieme, senza nemmeno collaborare, non è che stanno tutti quanti in una casa, dice che tu vogliamo scrivere una cosa, allora facciamo come siamo io e te, no? In collegamento diciamo, ok, io ho scritto questo, tu hai scritto quest'altro, come lo vogliamo unire, come lo vogliamo incollare? Invece no, tu mandi e c'è un'altra persona che poi deve montare il lavoro degli altri e casomai utilizzano proprio l'intelligenza artificiale per fare questo collante tra le varie parti. Il problema è che è una problematica è alla fonte, però in questo caso. Sì, no, alla fonte pure perché comunque ciò potrebbe anche, cioè, anche l'eccessiva mole di lavoro richiesta comunque alle persone e la rapidità con la quale queste persone devono lavorare potrebbe indurre gli sceneggiatori comunque ad utilizzare, come hai detto tu, degli espedienti come l'IA per, diciamo, per togliersi una parte del lavoro, però. Però Cioè, io non sono nemmeno d'accordo su io ti questa cosa. dico, ti faccio lo stesso cosa potrebbe succedere anche col doppiaggio, nel senso, io ti dico un nome a caso, Roberto Pedicini, devo doppiare due film, ma non ho il tempo utile per doppiare tutti e due e non voglio perdere la commissione per l'altro film. Uno lo doppio io personalmente, l'altro do l'autorizzazione a campionare la mia voce e metterla su un altro che casomai ci sono i prestatono, questi qua che casomai parlano con l'intonazione e loro mettono la voce per sopra quella. Era proprio questo che io era proprio questo che io te volevo dire comunque, cioè qual è la misura in cui fondamentalmente cioè, si interviene comunque perché perché l'IA può arrivare a campionare diciamo una tonalità standard, diciamo una voce neutra, però le inflessioni vengono messe da un'altra persona che parla e poi gli viene ricreata la voce sopra. Eh sì, perché comunque quando fanno questa cosa qua delle persone, delle voci riprodotte, lo fanno sempre sulle voci già preesistenti. Non è che. Però scusa, sta cosa non è un po' sleale nei confronti sia di chi fa diciamo, il prestavoce e anche nei confronti di chi viene imitato? Cioè, per me alla base c'è una grossa disonestà intellettuale perché non si riconosce il lavoro di due persone. Allora lì, vabbè, noi stiamo parlando per, diciamo così, Sì, è senza. un No, ragionamento fatto per assurdo, però potrebbe essere qualcosa che potrebbe allora, la succedere. questione è che se tu accetti di, casomai, se tu hai, ci sono molti che, casomai, hanno un modo di parlare buono, ma hanno un tono di voce che casomai non piace alle società che chiedono il doppiaggio. Non mi viene la parola. Ci sono quelli quando dicono che scelgono, tipo, non so, quando chiedono che ci devono essere dei talent che devono interpretare dei personaggi, soprattutto dei cartoni animati. Ok, però Allora quello comunque loro chiedono, scelgono in base alla vocalità. Poi, al timbro. esatto, e casomai molto spesso prendono determinate voci che però non sono capaci a doppiare. Allora, loro che fanno? In questo caso qua potrebbero prendere un Mahmood che hanno messo in affare Sebastian, gli mettono la voce su uno che recita bene. Però comunque è sempre qualcosa di Eh no, estremamente. però tu comunque a quella persona è un po' come è come un po' come succede in
ai tempi degli anni 50-60, dove c'erano i vari maciste, i vari attori che non recitavano, ma facevano solo presenza fisica ed erano doppiati. Ah beh, un po' come ha fatto pure Schwarzenegger con Terminator. Esatto, cioè, ma la stessa cosa, e ti parlo anche di mo, in Deadpool, ci sta quello che fa Colosso, cioè l'attore che presta il fisico, che non parla, e poi c'è un doppiatore che è un'altra persona. Ok, però lì si riconosce, cioè lì si riconosce comunque che quel personaggio è il frutto del lavoro di due persone distinte, uno che gli dà la Esatto, voce e uno che... Però è una infatti, cosa però che... tu infatti quello che ti dico io del il prestatono sarebbe comunque una nuova figura all'interno della quando vanno a fare i credits finali, loro dicono voce di Prestatono... Luca Gangio. esatto, dico, questo è il tono del parlato, di questo la voce di un altro. Oddio, guarda, io penso che questa tipologia di argomentazione verrà sviscerata con più, diciamo, con più precisazioni nella prossima live, perché comunque ci focalizzeremo proprio sul doppiaggio, però personalmente ritengo che, cioè, lì vabbè, ci sono delle criticità alla base di questo, perché prendere uno che deve fare da prestavoce, perché tu devi far doppiare il personaggio della Disney alla voce al cantante famoso, capito? Cioè, per me è una cosa ingiusta, cioè tu dovresti prendere uno che ha studiato per fare il doppiatore, Allora, cioè. qui vabbè, è un altro discorso perché per quanto riguarda gli americani, che sono loro che commissionano le voci, perché è la Disney la Disney America che sceglie chi deve doppiare. E loro hanno comunque loro quando fanno i film utilizzano i talent per doppiare i loro film, perché loro hanno idea che se tu metti a noi molto spesso loro quando fanno che so il Re Leone a fare Mufasa hanno messo James Earl Jones. Ci è capitato bene quella volta perché abbiamo piato a Vittorio Gassman e Porca miseria. nella seconda volta ci è andato Luca Ward. Comunque ci è andato bene in tutte e due le versioni. Sì, nella versione nuova però nel ruolo di Simba non ci è andata bene perché hanno preso Mengoni a dargli la voce. Cioè. Esattamente, casomai è bravo a cantare, però a recitare. Ma non potrebbero fare come si faceva una volta, prendi due interpreti diversi, uno per parlato e uno per cantato? No. Il problema è che prima la Disney interveniva poco nel mercato straniero, adesso col fatto dello streaming mettono voce un po' in tutti i mercati. Guarda, non mi sorprenderebbe se ci arrivasse pure a noi un'offerta dalla Disney. Che la prossima volta dovremo entrare live con le orecchiette di tamburino e a maglia di Coco col castello. Vabbè, io ho fatto da prestavoce per la versione porno di Bambi. Ah, ok, cioè io già ti stavo prendendo sul serio. Io prestavo la voce alla moglie del castoro.
Cangio. Moglie Castoro lì, a un Cambiamo. certo punto dice: tesoro, dove hai messo il tronco? E da lì poi. Oddio, Mengoni come Jasper in Klaus non è male da doppiare, ma come Simbano? Allora, in Klaus a me è piaciuto. In Klaus a me è piaciuto, pure Ah, quello era Mengoni. Quello a me. Però, sai, non so sicuro, era lui. era Mengoni. Allora, Sono no, sorpreso. mi sembra che era lui perché pure io me lo ricordavo. Klaus, sì, è Natale. Era Mengoni, sì, era lui. Eh no, lì mi è piaciuto, lì mi è piaciuto. Figurati che io manco me ne Però accorto, quindi. faceva una voce un po' più. È arrivato Chi anche è entrato? il tuo fratello. Ah, Ma no, buonasera. Alla buonora, eh. vabbè, allora. Stasera si è visto Andrea. Cioè, infatti, non ha preso una deriva pornografica questa. Ciao, fra. Non ha preso una deriva pornografica questa live. Cioè, perché manca Andrea. Stavo a lavorare. Stavo al lavoro. Ah, ok, tranquillo, No, tranquillo. Hai fatto bene, allora. infatti. Comunque, domani voglio una foto di Maui che certifica che c'ha entrambe le braccia, eh? Perché non mi ha raccontato giusta voi con Reel su It. Hai fatto rilo su It? Sì, e c'è alla fine Maui senza un braccio perché faceva Giorgi. Mamma, quella Pennywise è sempre così, gli dai un dito e si prende un braccio. Prego. Comunque, vabbè, prima della deriva comunque sui cose, no? Se ci eravamo buttati un attimo su sti cavolo di IA col doppiaggio comunque. Vabbè, il doppiaggio, secondo me, allora il like li metto quando voglio io, dove voglio io. Tipo io il like a voi io lo metto, ma non lo metto al vostro video, lo metto a un altro. Ma sappiate che è un like per voi, perché io decido arbitrariamente che i like che lascio in giro sono, non sono per forza, perché dove sta scritto io il like a una persona devo mettere effettivamente a quella persona. Io un like a mano e lì l'ho lasciato. Io il like, se andate sotto i video del profilo di Zack Snyder, sono tutti like per Manuel. Ma perché? 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 Cioè, perché tu vuoi proprio che io ti faccio bannare? Cioè, non possiamo continuare a citare sempre Snyder in tutte le live, perché poi ti arriva un ban per hate speech, per incitamento all'odio che ti ho causato io. Cioè, non si può fare sta cosa, non prendiamo argomenti controversi. Va bene, abbiamo mozzato un braccio a Maui per prendere follower. Di più non possiamo, non sappiamo cosa fare. Allora, ci sono ancora altre tre arti. Poi ci sono le orecchie, il naso. Fondamentalmente c'è tutta una filmografia di solo enigmista dove potete fare. Vabbè, io intanto. Io adesso. Stavo divincolandomi da una tagliola per orsi quando Jigsaw a questo punto mi fila una siringa nel collo, mi addormenta e mi fa tre curiosità che non sapevi solo di questo. Allora, utilizziamo l'intelligenza artificiale, ecco qua. Questo personaggio è. Da questo momento in poi, ecco qua. Cangio. Questo è un orso doppiato da me. Ok, perfetto, però non muove le labbra. Perché tu hai visto muovere le labbra a me? Tusce. Punk è doppiato con la I. Ebbene sì, la voce di Pancrazio è una I. Invece il mio orso, essendo napoletano, è doppiato con la UI. Perfetto.
Prato, la smetti di dare questi assist a Cancio per piacere? Io vorrei preservare la mia sanità mentale. Che oltre a essere un altro tipo di intelligenza artificiale, è anche l'avversaria della Wii come console. Angelo, ti prego, cioè, io guarda, capisco che siamo da un'ora e mezza in live a parlare di argomenti complessi, però non prendiamo derive. Poi di Kung Fu Panda. Dopo aver provato la Crocodile, un attimo. Di Kung Fu Panda dopo aver provato la crocodile. No, ci sono i due punti che non capisco se continua, c'è cioè un continuo con i due punti. Cioè E che cavolo estendi questi commenti dalla chat, no? Così se continuano. no, ma ci sono almeno ogni commento poi farci tipo 200. Manu, ma sempre a dire che odi Snyder e poi E poi lasci like. mai. Piuttosto che lasciare un like a Snyder, penso me ne vado a vedermi Giovannona Coscialunga per 4 ore e mezza Allora, continuate. parlando di intelligenza artificiale, voi dovete sapere che 2 anni fa, durante la notte degli Oscar, è stata votata la scena più iconica della storia del cinema e il film più amato della storia del cinema, e hanno vinto Justice League e Army of the Dead. E questo è stato decretato dal fatto che per un numero esorbitante di bot, quando in realtà era solamente Manu che era, cioè la serata libera, e quindi. Cangio, Cangio, ti prego. Manu, prima di fare il. Prima di iniziare ad aprire un canale Instagram, un profilo Instagram, lui faceva il bot di Zack Snyder. No, io prima di aprirmi una pagina Instagram rompevo i coglioni alla gente appena uscivo dal cinema. Poi, dopodiché, dopo aver rotto i coglioni per tanto tempo, la mia compagna ha detto: "Ciao, la faccio più a sentite per cortesia." Dice: "Ma quindi preferiresti un film di Snyder o di una?" Ah, io di una I, sicuro, perché sicuro me lo gira meglio di Zack Snyder, sicuro. Non è una I, è di una IA. Sarà un film tedesco. Yeah. Beh, Snyder effettivamente ha cognome tedesco, però, cioè, però ecco, volevo fare pure questa cosa, volevo fare, ma tu immagina ad una I che può produrti, può generare proprio, cioè, un film così da zero praticamente, te lo può generare se tu gli dai tutti gli input giusti, magari, però dici, voglio questo film con l'idea registica di, dico uno a caso, Tarantino. Vedete, cioè. Tu immagina una cosa del genere. Ma allora, Certo. sicuramente con l'IA di un certo livello, no? Quello che abbiamo noi a disposizione. No, quello no. Allora io ho fatto io mo adesso ho ricominciato a fare questa da oggi. Creiamo un film. E la volta scorsa, dopo che tutti quanti mi hanno dato genere, ambientazioni, personaggi, tutto quanto, ho messo tutto quanto in mano alla IA, ho detto creami una storia. Mi ha creato una storia, praticamente l'ho dovuta un attimo rivedere perché sembrava una sceneggiatura scritta da Luca Giurato, cioè praticamente buongiorno, cioè non si capiva niente. Uno piacere giorno e piacere giorno, uno piacere ospite e piacere ospite di avere ospite. Allora, se quindi se, se diciamo la I che hanno a disposizione le major è la stessa, io penso che non ci abbiamo problemi, ma non credo. No, ne dubito anch'io. Vabbè, vuoi leggere questa storia? Allora, la storia è online, cioè un audio, volendo. La posso Quanti minuti?
pochi minuti, però un attimo che. No, perché oggi mi è arrivato un audio, non sto scherzando, di 14 minuti. Quindi ho esaurito proprio il tempo da dedicare agli audio. No, a parte che non la posso far sentire perché comunque c'è la musica di sottofondo e potrei essere striccato per, però è presente sul tra i reel del mio profilo. Ah. Se l'ho andato a vedere, il film si chiama Space Crusade. Crusade, crociata spaziale. Sì, perché hanno scelto il genere e l'ambientazione, l'ha scelto il Dado Star, è stata quella più votata e quindi hanno voluto fare un'invasione aliena. Perché c'avevo la febbre e non ho avuto tempo di risponderti, perché altrimenti sai benissimo che ambientazione ti avrei obbligato. Allora, mi sono arrivati almeno 7 richieste di film horror. Quindi sappiate che Vedi perché? tutti voi che avete votato per l'horror, vi odio. Cangio, devi cominciare ad amare l'horror, mi dispiace. Cioè, è anche questa nostra collaborazione che per osmosi dovrebbe portare nella tua persona delle corde favorevoli al genere horror, e lo farà. Oppure facciamo come ha fatto Embi con me per farmi apprezzare la Marvel, ma non lo posso dire, non ancora. Cioè, ti ha fatto vedere le parodie porno. No, non lo posso dire, non lo posso purtroppo. Se lo volete sapere, vi dovete, momento spam, dovete attendere e guardare la mia pagina, le nostre pagine Instagram, sia Danwich che gli Acchiappa Shorts, per quello che uscirà. Comunque. Comunque, allora, a parte la questione di. Della storia tra te, Web e Alessandro. Io facendo una battuta l'avevo intuita. Ho detto: ah, tutto sto casino Tu hai intuito tutta questa storia per un ragno in bagno, ma non hai capito di che cosa. Ma tu l'hai capito di che stiamo parlando? No, ma semplicemente per un motivo. Dai, si è Ma capito. lo sai perché non l'ho capito? C'è un motivo basilare. Ok. Che non me ne fotte una minchia. Cioè. Aspetta. Cioè, ma io che ancora ci provo a che tu possa dare il suo sostegno ai nostri progetti. Ma chi se ne frega? Fatemi un progetto musical dove ballate e cantate e io vi appoggerò. E invece facciamo un progetto horror con uno storytelling di una missione spaziale di ricerca e di raccolta dati. Senti, guarda, mi hanno già rotto i coglioni quando hai detto missione. La parola missione già mi hanno rotto i Oh, e che cacchio, Gangio? C'hai comunque un canale che parla di cinema, devi comunque abbracciare più generi possibili. Non è che puoi rimanere forzato soltanto sul porno e sui cinepanettoni. Dobbiamo uscire un attimo da questi generi. Permettimi che abbraccio il porno, cioè, che preferisco abbracciare il porno che non abbracciare l'horror. E lo sai che, come dice anche Frusciante, sono i due generi più bassi? L'horror? Il porno e l'horror. Come dice Frusciante, sono i due generi più bassi, perché sono gli unici due generi che mettono in scena ciò che noi non vogliamo vedere. Cioè, tutti ci vergogniamo delle nostre nudità e tutti ci vergogniamo del nostro sangue. Quindi, vedi, se hai familiarità col porno, potresti avere familiarità anche con l'horror, però. Cambiamo argomento perché già abbiamo detto troppe volte la parola porno e Twitch ci potrebbe blastare pesantemente. Non sono d'accordo sul fatto che il porno non è una cosa che non voglio vedere, però vabbè, ma lì è un altro discorso.
Non ho detto che non vogliamo vedere, di cui ci vergogniamo. Senti, questa è già la seconda live in cui parlo di porno, quindi non, per quale motivo mi devo Qual era la prima? Ah, quella con Webby, è vero, giusto. Vabbè, siamo fratelli, c'è un motivo. quindi c'è tutta sta Vabbè, senti, abbiamo fatto fino a molti discorsi filosofico-etici di natura molto profonda. Un attimo di cazzeggio ci viene un attimo concesso, dai, eh. va bene, comunque volevo mostrare, volevo dire quanti. Allora, le persone che mi hanno proposto l'horror sono ovviamente Laura, chiamatemi Jay, il nostro amico Ricky Prince dal cinema alla Luna, Fantasylandia 80-90, Li amo anche se sono da Roma. Wow. Giulia in Anseland, La Resentrice 3, ma Chi? è una che seguo io, Non la conosco, cioè non la seguo nemmeno, mi sa. Madda for Movies, Head for movies. e sono praticamente 7 persone su 27 che mi hanno proposto, ed è il genere che è stato più richiesto. E perché è uscito fuori una crociata spaziale fantascientifica? L'altra volta di meno, perché diciamo che adesso sta diventando, diciamo, quasi un meme il fatto che io odio gli horror, quindi me lo fanno un po' anche, diciamo, Apposta. apposta. Beh, giustamente, cioè, è la giusta punizione che ti permette di avere, cioè, che è la giusta punizione che ti spetta per aver fatto diventare un meme in me che odio Snyder e che ora me lo ripropongono in tutte le cavolo di salse. Io non faccio più la storia piume di corvo, cioè dove chiunque può richiedermi una recensione di un film, perché ho paura che qualcuno mi chieda un film di Snyder per colpa di questa cosa. Tu pensano che Julian Anseland ha Sì. un canale YouTube e oggi ha messo una storia su uno short su YouTube sui film horror presenti su Prime da vedere. Ok. E ho commentato mettendo la ricetta della cianfotta napoletana. Mi spieghi? Io cangio, veramente giuro che non so cosa dire. Devi combattere l'horror con il no sense. Con il cibo. Quindi Ah, sappi che a proposito di cibo, dopo questa live, nonostante io sia malato, ti mangi la dovrò cianfotta. andare ad es No, non c'ho una cianfotta, perché non so manco che cos'è una cianfotta, però mi è stato richiesta una spaghettata aglio, olio e peperoncino a mezzanotte la mia faraona egiziana per come mi tratta nei confronti della cucina. Quindi Allora, aiutatemi, venitemi a salvare. io vado su ChatGPT e chiedo una ricetta per una spaghettata aglio, olio e peperoncino. Oddio, stiamo veramente andando su questo punto, cioè tu stai utilizzando un'IA per una ricetta aglio e peperoncino, cioè. Fammi una ricetta Stai scherzando? Lo stai a fare sul serio? creativa di una. Per una spaghettata aglio, olio e peperoncino Tanto non so se si sente, ma si è svegliato pure il Kraken. per Manuel, che è un fan
di Snyder. No, non ti azzardare, porca miseria. Ok. Cangio, ma tu stai al confine con... Allora, ecco la ricetta creativa per la spaghetti aglio olio peperoncino ispirata al gusto di Manuel, fan di Snyder. Ingredienti: 350 grammi di spaghetti, 4-5 spicchi d'aglio affettati finemente, Finamente. 2-3 peperoncini rossi freschi affettati sottilmente, una mezza tazza d'olio extravergine, sale quanto basta. Mezza tazza, vabbè, Formaggio sembra un po' esagerato. pecorino grattugiato, prezzemolo E fresco, origno. chips di patate alla Snyder per la croccantezza. Puoi schiacciarli e usarli come topping, ma mi ha suggerito. Angio, c'è una fiamma ossidrica, prima che mi do fuoco alle pupille, ti prego, dimmi che non c'è scritto quello che hai scritto. Poi mando lo screenshot. Vorrei capire, scusa, cioè, no, no, a me ora qualcuno, anche dalla chat, qualcuno mi deve spiegare che cazzo c'entra Snyder con le patatine fritte. Snyder, prima di diventare regista, prima di fare 300, era noto, un noto importatore di patate. Beh, poteva rimanere a portare patate. Ma purtroppo Comunque no, stai scherzando. no, non sto scherzando, purtroppo non ha No, no, avuto. no, 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 intendo comunque stai scherzando, cioè abbiamo anche capito. Ragazzi, fantastici, vado a letto, buonanotte belli. Tra un po' Chi è? andiamo. Che non lo leggo. Ambi. Ciao, Fra, buonanotte. Mi fate venire fame. Oh, e vedi, se mi venivi a trovare a Roma, ti avrei fatto la yo-yo e peperoncino pure a te. Vedi, però. Sempre stile Snyder. Basta! Ma poi scusa, ma fammi capire. Cioè, abbiamo anche capito che l'IA non capisce un cazzo di cucina. Perché se mi fa, fondamentalmente, se mi propone una pasta yo-yo e peperoncino in cui io ci devo mettere pecorino, questi non capiscono un cavolo di cucina. Ma non lo so. Fammi chiedere. Angio, io non lo so se tu mi stai a trollare, mi Ma stai a tu prendere per il culo oppure se sei serio. cosa ne capisci di cucina? Parola di origine azteca che vuol dire torta di carne. Allora, vediamo. Allora, sono un programma di intelligenza artificiale creato da OpenAI. E ho accesso a una vasta quantità di informazioni e conoscenze relative a una varietà di argomenti, tra cui la cucina e le ricette. Posso fornire suggerimenti e istruzioni basate su informazioni e ricette precedentemente conosciute, Sì, però fondamentalmente non capisci un cazzo di come serve. ma non ho esperienze personali nella capacità di assaporare i piatti. Infatti, cioè, lo stavo per dire. Quindi se hai domande e hai bisogno di assistenza in cucina, sono qui per offrirti informazioni e suggerimenti basati su conoscenze disponibili. Quindi, visto che lui ha accesso a Ti quello. prego, fai lo screenshot, fai le storie, pubblica le storie perché tutti devono sapere come è andata a finire sta cavolo di live con la richiesta di una pasta yo-yo e peperoncino formulata sull'IA e ti assicuro che solo noi due ci potevamo finire su una deriva del genere. E questo mi rende sia al contempo orgoglioso che triste del fatto che ti conosco. Esattamente, perché bisogna capire che se all'inizio di Matrix, invece di crearci la guerra, gli avrebbero chiesto come Pasta i yo-yo e peperoncini, peperoncino. probabilmente non avrebbero oscurato il cielo. Allora, Ricky Prince è partito con Snyder è una parola di origine azteca che vuol dire testa di cazzo.
Ma visto che vogliamo la parità dei sessi, lo chiameremo anche testa di frigna, frigna uguale patata. E io direi di andare sulla I e chiedere, ma Snyder, No, ti prego. in azteco significava patata? Allora, no, in azteco la parola Snyder non ha alcun significato specifico, però ha qualche significato. E non è associata al termine patata. La parola patata si riferisce a un tubero commestibile che è stato originario delle regioni andine del Sud America, ma non ha alcuna connessione diretta con la lingua azteca o col termine Snyder. Snyder è un cognome e un nome che può derivare da diverse origini, ma non ha un significato intrinseco legato alle patate o l'asteco. Il mistero si infittisce. Si infrattisce considerando che stiamo a parlare di cose che spuntano sottoterra dove ci stanno. No, okay, volevo dire qualcosa con le fratte, ma non ci sta bene. Beh, dai, poteva andare peggio, poteva chiedere la ricetta di una pizza con l'ananas e andiamo a chiederla. Io no, 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 quello no, quello ti prego, no, La quello ti ricetta. prego, no. Mi dici una ricetta creativa, perché io chiedo sempre ricette creative. Che ricette creative? Oh, scusa, cioè, ma tu cangio porca miseria che sei anche un discreto cuoco, vai a richiedere le ricette Della pizza a... Ecco, con l'ananas. con queste siamo giocati tutta l'utenza di Napoli subito. Una ricetta della pizza con l'ananas in stile azteco. Abbiamo mandato a puttane, Che cioè, piace era... anche a Snyder, ovviamente. Zack Snyder. Cioè, tu ti rendi conto che eravamo partiti con dei propositi estremamente intellettuali, delle belle riflessioni, e siamo finiti a chiedere una ricetta che possa piacere a Zack Snyder della pizza con l'ananas. Allora, intanto mi ha preparato la ricetta. Allora, ecco la ricetta creativa per la pizza all'ananas stile azteco che potrebbe piacere anche a Zack Snyder. Se me lo dice la I, io ci credo. Allora, ingredienti. Per la base, una palla di pasta di pizza. Puoi usarne una già pronta o prepararla in casa. E Ok. fin qui ci siamo. Mezza tazza di salsa pomodoro, una tazza di formaggio mozzarella grattugiato, mezza tazza di formaggio cheddar grattugiato e mezza tazza di formaggio pepper jack grattugiato per un tocco piccante, ma messo tra parentesi. Per il condimento azteco, e qui ragazzi si entra, No, diciamo. no, dai. Allora, una tazza di pollo cotto a dadini. Puoi marinarlo in una miscela di spezie azteche come pepe di cayenna, cumino, paprika e coriandolo. Mamma mia, mi sento proprio. Cioè, c'ho il palato come Montezuma. Io sento le urla dei napoletani che stanno a bestemmiare, cioè li sento da qui. Mezza tazza di ananas fresco a pezzetti, quindi lo vedi già che è creativo perché non è la fetta intera come metto di solito, è a pezzetti. Pezzetti. Un quarto di tazza di cipolla rossa a fettine sottili, un quarto di tazza di peperoncini jalapenos a fettine sottili, tra parentesi per il tocco piccante, e 2 cucchiai di cilantro fresco tritato. Cos'è? Non lo so. Questa pizza unisce il sapore dolce dell'ananas con un tocco di piccantezza e il condimento ispirato alle spezie azteche. Potrebbe apprezzare Zack Snyder. Buon appetito. E con questa io direi che possiamo chiudere qui. Abbiamo perso ogni credibilità con la pizza all'ananas piccante che potrebbe piacere a Zack Snyder. Penso abbiamo raggiunto il punto più basso, ma al contempo più alto di tutta la storia di Twitch Italia. Ci
quando ci arriverò io su Twitch, Madonna, Ma mi soprattutto ricorderò sempre da dove sono partito, dalla pizza all'ananas piccante che potrebbe piacere a Zack Snyder, la pizza all'ananas azteca piccante che potrebbe piacere a Zack Snyder. io mo faccio tutti gli screenshot, li metto. Sì. Taggami, ti prego, taggami, guarda, ti giuro, cioè, mi ha fatto scordare pure che c'ho la febbre, cioè, cazzone patentato. Ed ecco Bellissimo. perché ora bisogna capire se l'uso dell'intelligenza artificiale è positivo o negativo. Io penso che ci siamo fatti due risate, quindi in questo contesto è stata positiva. Ho ancora le mie risate. Ma l'importante è mettere che quando fai la richiesta della ricetta devi aggiungere la parola creativo, perché se non era creativo. L'importante è dare riferimenti su qualsiasi cosa si fa, sul fatto che potrebbe piacere o meno ad un regista incompetente. Quindi Michael Bay, Snyder, Gordon Green, c'aveva la scelta. Però guarda, è interessante come una pizza con l'ananas azteca possa piacere a Zack Snyder, perché si sa che Snyder ci tiene un po' a queste All'Azteco proprio. all'asteco. Posso dire una cosa? Beh, è una cosa che dico sempre io. Partire a razzo, finire a... Ecco. Siamo partiti, E non abbiamo. ho bestemmiato perché non so se è bannabile, nonostante il fatto che tu ci tieni, tu ci sei credente, però avrei potuto. Avrei potuto. Ricky Prince dice: potrò dire io c'ero quando hanno fatto la pizza azteca Snyder. Da, è qualcosa che se non racconti ai tuoi nipoti un giorno, cioè, ti viene proprio da dire sul letto di morte, ma cosa ho vissuto a fare se non ho tramandato questo altissimo momento? Va bene, io direi che Alla siamo giunti alla conclusione. conclusione. Ho un vago presentimento che abbiamo finito gli argomenti. No, 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 in realtà no, io ho un vago presentimento che abbiamo finito la sanità mentale, però devi annunciare Fammi chiedere, settimana prossima. secondo te abbiamo finito gli argomenti o la nostra sanità mentale? Cosa direbbe Snyder? Oh, niente. Ok, questa è l'ultima e poi ci salutiamo una volta per tutte. Allora, Zack Snyder è un noto regista di film, quindi la domanda su cosa direbbe in una situazione del genere è puramente speculativa. Tuttavia è importante notare che le conversazioni possono continuare su una vasta gamma di argomenti o essere indirizzate a nuovi temi in qualsiasi momento. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriori informazioni o assistenza su un particolare argomento, non esitare a chiedere e sarò felice di aiutare. La nostra sanità mentale in questo contesto è strettamente relativa alla natura della conversazione, quindi puoi guidare la discussione in base ai tuoi interessi e alle tue domande. Però mi ha rassicurato. È cortese, almeno quello, dai. Esatto. Bene, bene. Allora, io direi. Dillo, dillo che sarà una bomba di live la prossima e anzi taglia quest'ultima parte dell'annuncio, trasforma in un reel e mettila su Instagram Va bene. perché settimana prossima chi ci sarà? Allora, settimana prossima avremo come tema della live sarà
sul il doppiaggio e la lingua originale. Sono realtà opposte o possono coesistere ed essere alleate? E come ospite di puntata avremo Francesca, che è una mia amica, che è una doppiatrice esordiente, ha fatto anche qualche particina, ha anche doppiato un personaggio nell'ultimo film di Guardiani della Galassia. James Gunn in Guardiani della Galassia volume 3. Faceva il maiale da combattimento, quello che cerca di rapire Rocket. E quindi sarà una bella discussione interessante con un'addetta ai lavori. Quindi Esattamente. E avremo dall'altra parte una doppiatrice professionista e da questa parte uno che ci ha provato, ma non ci ha creduto abbastanza. ci sono io che parlerò di altre ricette di cucina che potrebbero piacere Che o non possono piacere. a Zack Snyder. Quindi tutto può accadere, Oh, come dice. Quindi, raidamo qualcuno? vogliamo raidare qualcuno per l'ebbrezza? Sì, perché no? Per l'ebbrezza del raid. E vai, vediamo un Per attimo, l'ebbrezza del. andiamo a vedere chi c'è online. Andiamo a vedere chi c'è online, perché facciamo questo raid di... Abbiamo una persona, però va bene. Non è la quantità, ma è la qualità. Allora, dashboard autore. Gestore streaming. E allora, ecco qua. Facciamo il reduccio. Perché faceva callo fino all'altro giorno, magari può essere utile per ammazzare due zanzare. E andiamo, ci sono i nostri amici di Marvel Fact News. Facciamo Dai. questo raid. Ci siamo quasi. Facciamo il raid. Buona serata a tutti. È stato un piacere. Zio Gangio, io ti ringrazio per questa collaborazione che mi elettrizza sempre e non sarà una febbriciattola che mi separerà da questo impegno. Anzi, te lo dico al mio modo, Non ti nevermore. preoccupare, non ti preoccupare. Si tiene sempre botta. Oh, ragazzi, vediamo. Non manca.